Quali sono le caratteristiche principali dell'ascolto in 78 giri e le differenze con il CD, l'ascolto in CD o altri mezzi come il cellulare, il computer o simili? Allora, io ti rispondo non come ingegnere acustico, io ti rispondo in qualità di grande appassionato, di ascoltatore di 78 giri e quindi mi sento di dirti questo, che l'ascolto su questi apparecchi, e qui vedi dove c'è la cosiddetta puntina o chiodino, porta le vibrazioni direttamente dal disco e le fa arrivare alla tromba. Cosa succede? Succede che nel cosiddetto analogico non si ha perdita di sonorità, ma si ha un aumento della sonorità, perché la percezione diretta delle onde sonore, quindi dei cosiddetti armonici che ha il cantante, vengono direttamente riversati nella tromba, nelle pareti della tromba. Quindi, a seconda del tipo di parete che ha la tromba, che può essere di legno, che può essere in ferro, che può essere in altri materiali più o meno importanti, queste vibrazioni portano a che cosa? Portano ad un ascolto elettrizzante, perché senti una voce vibrata, vibrata nel senso di non vibrato, ma vibrante, ecco, mi sono sbagliato termine, di vibrante, ad un ascolto degli acuti assolutamente squillantissimi e della stessa voce squillante. Invece la modalità digitale, cioè il trasporto dei dischi in digitale, porta via sempre qualche cosa. Che cos'è che tagliano? Tagliano i cosiddetti armonici. Di conseguenza noi sentiamo voci, sì, con un acuti squillanti, per carità, vibranti, voci vibranti, tutto quello che ti pare, ma comunque sono voci decurtate della loro natura, che è, che è, come succedeva all'epoca, lo studio dell'immascheramento, lo studio quindi dell'armonico. Quindi se noi vogliamo sentire una bella voce registrata come si deve, lo dobbiamo sentire nel disco 78 giri, perché è diretto dalla puntina alla tromba. La voce è quella, e mi sento di dire, io purtroppo non ho mai sentito cantanti 78 che cantassero in 78 giri, l'unico che ho sentito è stato Corelli dal vivo. Per quello che mi posso ricordare, devo dire che effettivamente la voce era vibrante, era squillante e percorreva l'arena per quanto è grande. Quindi mi viene da dire che se uno sa cantare in 78 giri lo si sente. Mi sento di dirti questo. E con quell'apparecchio lì invece dove questo apparecchio qui è la stessa cosa di questo, solo che questo ha una tromba esterna, qui ha la tromba interna, gira all'interno ed è qui. Quindi ha uno sviluppo matematicamente diverso, ma è comunque uno sviluppo a tromba. E i cantanti a quell'epoca quando registravano, nel senso i dischi che si sentono in questo tipo di apparecchio, allora, registravano questo, come? Questa è registrazione in orizzontale. Questo è registrazione verticale, che è il patè. Quindi ha una registrazione. Quindi loro si mettevano sempre comunque a registrare dalla tromba. È sempre comunque a registrare dalla tromba. Era messo in posizione diversa la puntina di registrazione, come è diverso, se vedete qui, la puntina di ascolto. Diciamo, cambiava metodologia, ma comunque l'acquisizione della voce era sempre tramite una tromba. E il dare la voce, il restituire la voce, veniva sempre restituita dalla tromba.